Tagliatelle nere con salsa di acciughe. Mescoliamo la farina, il parmigiano, il pan grattato, il nero di seppia e due uova. Impastiamo con le mani. Finiamo di impastare sul tavolo e lasciamo riposare. Tritiamo l'aglio e lo scalogno. Mettiamo tutto sul fuoco. Con l'olio extravergine, il brandy e il brodo. Incorporiamo la tapioca e il formaggio spalmabile. Aggiungiamo poi le acciughe sgocciolate e tritate. Tiriamo la pasta al nero di seppia. Tagliamo la pasta per formare delle tagliatelle. Cuociamo per un minuto in acqua bollente. In una padella scaldiamo un po' di olio extravergine di oliva, l'aglio, il peperoncino, un po' di scalogno e aggiungiamo le tagliatelle cotte. Aggiungiamo la salsa di acciughe e terminiamo con parmigiano, basilico e pomodorini. Consorzio, migliore per scelta.